Salve amici, bentornati. Chi ricorda l'antico menù dei poveri, primo e secondo piatto mare e terra per la vigilia di Natale? Tavole imbandite, tutti intorno, a gustarci questa delizia. Sapori genuini, profumi naturali. Prendo un po' di meno, altrimenti non mi entrano in bocca. Che buono! E che ve lo dico a fare? Una semplice seppia, riempita di uova, pizzico di sale, aglio, prezzemolo, pecorino nostrano, cotta nel passato di pomodoro. Per il saporito secondo piatto. Mescolo due uova, mezzo cucchiaino da caffè di sale, uno spicchio di aglio ben trittato, pochi rametti di prezzemolo ben trittati, pecorino nostrano 20 grammi e lo aggiungo man mano. Le dosi indicate in video sono per due persone, sia per il primo che per il secondo piatto. Faccio amalgamare, lascio riposare per circa 10 minuti, fino a quando il formaggio ha assorbito le uova. Con l'impasto di uova e formaggio riempio una seppia e la chiudo con degli stuzzichini. Metto in pentola il passato di pomodoro, ci adagio la mia seppia, spolvero con un po' di prezzemolo e lascio cuocere per circa un'ora. Se desiderate conoscere la ricetta completa, cliccate l'icona sopra video consigliato che vi porterà direttamente al link. Mentre la seppia cuoce, vado a preparare il primo piatto. Metto 200 g di farina rimacinata e due uova in spianatoia. Impasto. Passo la sfoglia velocemente nella macchina per fare la pasta. Io la desidero molto molto fina. Se la sfoglia è molto lunga la vado a tagliare. E alla fine con l'accessorio della macchina vado a fare le mie tagliatelle. Le adagio su un tavoliere e aspetto che la seppia finisca di cuocere. Se volete sapere nel dettaglio come fare le tagliatelle all'uovo in casa, cliccate l'icona sopra video consigliati che vi porterà direttamente al link. Dopo l'ora di cottura la seppia è pronta. Tolgo dal fuoco. Nel frattempo avevo fatto riscaldare 5 litri di acqua. In bollitura butto le mie tagliatelle. Appena salgono sull'acqua le vado a scolare. Se desiderate sapere tempo e modo di cottura delle tagliatelle all'uovo, cliccate l'icona sopra, video consigliati, vi porterà direttamente al link. Adesso anche il nostro primo nostrano è pronto. Verso in piatto. Belle, veramente belle, non si rompono. Noto che la camera non li prende bene. Ok, non ci sono problemi. Le avvicino. Guardate, sono fantastiche, lunghe, belle e non si rompono. Sarà una vera delizia gustarle. Vado a condire semplicemente con il sugo di seppia. Servo a tavola e spolvero con un po' di prezzemolo. Taglio il secondo piatto, ovvero la seppia ripiena, a fette sottili. Ottimo, ben cotta, si taglia da sola. Morbida. E alla fine aggiungo al mio secondo piatto un po' di salsa e il prezzemolo.
E certamente a tavola, come allora, non può mancare un po' di pecorino nostrano, vino, sempre nostrano. Il buon peperoncino, naturalmente sempre e solo nostrano. E un po' di sughetto per chi ancora ne desidera. Un antico menù dei poveri, primo e secondo piatto, mare e terra, per la vigilia di Natale. Ma a me sembra che non manca nulla, anzi, genuino, saporito, profumato. Questo menù è veramente consigliato per chi vuole rimanere in salute. Ed io mangio, amici cari, sorridendo, il primo boccone non basta, devo assaggiare assolutamente anche l'altro. Ottimo. Ottimo davvero, squisito! Grazie amici per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!